5 punti di distanza alla vigilia tra una delle sorprese del torneo Torconca e il Cervia, tra le principali candidate alla vittoria finale. Entrambe le squadre sono uscite vittoriose nell'ultimo turno di campionato, Cervia che arriva dal poker rifilato al Fosso Ghiaia, mentre Torconca in esterna di misura si era imposta 7 giorni prima sul campo della Scott 2M. L'avvio è di marca locale, il lancio di Casole a cercare Pasolini, in bomber rispetto ad altre apparizioni si mostra poco freddo davanti a Bragheon, ma il vantaggio è rimandato in soli 13 minuti, Brighi servito in profondità non si fa pregare trovando in gol dei momentanei 1-0, pallone indirizzato nell'angolo alla destra di Bragheon, che ingannato anche da un rimbalzo non può far nulla. Esultanza dedicata al bebè per Brighi. La risposta del Cervia porta subito al pari. Candoli apre per Calanda, traversone al centro per la zampata vincente di Zanini che mette il segno X al match. Schema che si ripete, questa volta il cross arriva dai piedi Alberani ma di testa Zanini non riesce ad incidere. Lo stesso attaccante si riscatta alla mezz'ora quando questa volta su cross Severi, sempre di testa, trova l'acuto vincente. 1-2 e sorpasso compiuto. Nella ripresa dalla posizione di guerra, Calandra previene al tiro, Isa in tuffo respinge. Al 37esimo Casoli riceve palla ma schiaccia troppo la concussione che si spegne al lato. A 2 dal termine, Casoli getta nella mischia questo pallone che per poco Pasolini non tramuta in oro. Il pallone attraversa tutta la linea di porta per poi essere allontanato dalla difesa ospite. Si chiude qui una partita che vede il Cervia risalire la china con i Torconca che riceve uno stop, forse inatteso, a domicilio.